Le piante spianare in metallo si distinguono da quelle in legno per alcune caratteristiche. Hanno una superiore versatilità, hanno maggiori possibilità di regolazione, hanno un peso più consistente. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche e l'anatomia di una pianta in metallo. Le pialle in metallo possono essere divise in due categorie principali, in base sostanzialmente alla seduta e al posizionamento della lama. In secondo piano le piane convenzionali e invece in primo piano le pialle con seduta a basso angolo, che sono note anche come pialle low angle. La piana per spianare di tipo convenzionale si distingue per la presenza della piastra centrale. La piastra centrale viene identificata dagli anglosassoni anche con il termine di frog, è in genere mobile, può essere avanzata o indietreggiata e ha un'inclinazione fissa di circa 45 gradi. In alcuni modelli di piale la piastra centrale è completamente solidale con la base, in altri modelli invece l'inclinazione è leggermente superiore, si avvicina ai 50 gradi come nel cosiddetto York Pitch. L'angolo di 45 gradi rappresenta in definitiva un compromesso ideale tra facilità di piallatura e buona finitura. La lama trova alloggiamento sulla piastra centrale e lavora normalmente con lo smusso rivolto verso il basso. Alla lama è fissato normalmente attraverso questa vite il rompitrucciolo, questo, che ha lo scopo di sollevare e rompere appunto il truciolo. Il rompitrucciolo può essere posizionato molto vicino al fronte lama per un'azione più fine, oppure può essere allontanato per una piallatura invece più grossolana e aggressiva. In genere una distanza di 1-1,5 mm rappresenta un buon compromesso tra le due soluzioni. La lama e il rompitrucciolo vengono saldamente tenuti insieme mediante la piastra di bloccaggio, che è questa. La piastra di bloccaggio può essere rapidamente rimossa attraverso questa leva. In alcuni modelli, al posto di questa leva, è presente invece una sorta, diciamo, di rondella di regolazione. Nella parte posteriore della piastra centrale trova alloggiamento il meccanismo di regolazione di profondità della lama. Ruotando questa rondella in senso orario, la lama viene spinta verso il basso. Ruotando invece la rondella in senso antiorario, la lama è riportata verso l'alto. Nella maggior parte delle pialle convenzionali la bocca è di tipo fisso. È tuttavia possibile modificare il posizionamento della lama rispetto alla bocca stessa per ottenere una finitura più grossolana o una più fine. Occorre allentare innanzitutto i due perni di bloccaggio della piastra centrale mediante, diciamo, l'utilizzo di un cacciavite, dopodiché è possibile agire sulla regolazione posteriore attraverso questa vite che permette appunto di spostare in avanti o indietro la piastra centrale. La lama infine può essere inclinata verso destra o verso sinistra, agendo sulla leva di regolazione laterale che si trova posizionata all'apice della piastra centrale. Le pialle a basso angolo si distinguono immediatamente per la mancanza della piastra centrale. La lama infatti è posizionata direttamente sul corpo pialla. La cui sede di alloggiamento in genere ha un'inclinazione piuttosto bassa. Questa inclinazione è solitamente compresa tra 12 e 20 gradi. La lama è posizionata sempre con lo smusso rivolto verso l'alto. Per questo motivo queste pialle vengono anche chiamate a smusso superiore o bevel up dagli anglosassoni. È da notare inoltre la mancanza del rompitrucciolo. Nella maggior parte dei casi, la piastra di bloccaggio agisce mediante un meccanismo a vite. La regolazione di profondità della lama è affidata in genere a un meccanismo a vite. Avvitando la rondella superiore spinge la lama verso il basso e viceversa. Inoltre, spostandolo verso sinistra o verso destra, si può regolare il posizionamento laterale della lama stessa. La bocca delle pialle a basso angolo è di norma regolabile. In questo caso, ad esempio, agendo su questo pomolo e svitandolo e su questa piccola vitina di regolazione, è possibile spostare in avanti o indietro la bocca della pialla per poterla adattare alle proprie esigenze di finitura e al tipo di legno che occorre piallare. La caratteristica saliente delle piale a basso angolo è data dalla versatilità. Per
Mentre infatti nelle pialle convenzionali l'angolo di piallatura è sempre fisso a 45 gradi, indipendentemente dall'angolo di affilatura che noi diamo alla lama, nelle pialle invece a basso angolo, come questo, l'angolo di piallatura è dato dalla somma dell'angolo di seduta e dell'angolo di affilatura della lama. Ne consegue quindi che, variando l'angolo di affilatura, varia anche l'angolo di piallatura, una proprietà che permette di adattare la pialla al tipo di legno e al tipo di venatura che abbiamo. Ad aumentare la versatilità di queste pialle contribuisce anche la disponibilità di lame di ricambio affilate con diversi angoli. Ad esempio, possedendo una lama di ricambio affilata, per esempio in questo caso, a 35 gradi, e cambiando semplicemente la lama, io avrò due pialle in una con l'angolo di 25 gradi, l'altro con l'angolo di 35 gradi, che sommato a quello di seduta danno due angoli di piallatura completamente differenti per diverse finalità e diverse finiture.